Ciao a tutte ragazze, nuovo video e questo è un video review di questo prodottino qui, l'avrete già capito dal titolo, ed è il nuovo, è uscito già da un paio di mesi, non è nuovissimo, fondotinta di Maybelline che si chiama Dream Nude Mousse e la mia in particolare la colorazione 005 Light Beige, che mi sembra sia la più chiara. Non ho approfondito se ce ne fosse stata una nuance un pochino più chiara, però dai tester sembrava quella più vicina alla mia pelle ed è effettivamente così. Allora, il prodottino in particolare, ho visto già delle review in merito, però diciamo che non ero intenzionata all'acquisto perché stavo cercando quello di Shiseido, che avevo visto in una review di Fleur de Force, non so se la conoscete, una ragazza inglese, se non mi sbaglio vi metto il link qua, dove parlava del fondotinta di Shiseido che esce puntualmente in primavera, estate, ed è quello leggero a base acquosa, che anche quello va shakerato, che dava comunque una coprenza media, e allora ero in cerca di quello, però purtroppo ancora non l'hanno distribuito in Italia, non so se per fortuna o per sfortuna, perché poi sono incappata in questo qui. Diciamo che quello che cercavo, questo fondotinta lo dà, e adesso vi spiego che cosa dà questo fondotinta. Allora, intanto è un fondotinta rivoluzionario perché si presenta con questo contenitore, questo flaconcino, dove ci sono delle palline dentro e va agitato, perché all'interno il prodotto è tipo la spuma per capelli, è una spuma, non è una mousse, è una spuma, anche se qui c'è scritto mousse. Allora, la prima applicazione è stata un po' un disastro, perché alla prima erogazione, anche se agitate bene, la spuma esce fuori bianca, non esce fuori colorata, però alla seconda, alla terza erogazione esce fuori la spuma colorata. Io l'ho messa sul palmo della mano erroneamente e l'ho distribuita con le dita, altro errore clamoroso, e vi spiego perché. Essendo una mousse, non appena poi voi la andate a toccare, l'aria si perde e rimane il prodotto, che però è molto leggero e si distribuisce, purtroppo rimane sul palmo della mano e anche molto sulle vostre dita, perciò quello che poi voi effettivamente andate a mettere sul viso non ne resta molto, ecco. Allora, intanto vi parlo della consistenza e vi dico come ho risolto in termini di applicazione, perché ci vuole una piccola accortezza. Allora, mi è piaciuto moltissimo perché è effettivamente un fondotinta leggero. Ora vi faccio un piccolo swatch. Nel frattempo se ne esce poca di spuma, ecco, ecco, a parte che rischiate che meno di così non esce. Ve lo dico subito, meno di una pallina di un centimetro non esce, perciò è un po' difficile da dosare, però diciamo che con questa ci fate metà del viso, perciò poi alla fine anche tutto il viso, dipende da quanto ne mettete. Ora vi faccio vedere, ecco, prendo un pochino di mousse e la vado a spandere qui in modo che possiate vedere sia la coprenza che il finish. Ok, allora, come vedete, copre parecchio, diciamo che la coprenza è media, non è alta, è da leggera a media, però qual è il bello di questo fondotinta? Che se volete un'applicazione leggera, lasciate un'applicazione leggera, altrimenti una volta asciugato andate a rimetterne un altro strato e come vedete l'applicazione è un pochino più pesante. Ora risulta un po' chiaro, però posso garantire che con il passare dei minuti il colore si ossida, ma rimane fedele al colore della spuma. Ecco, adesso continuo a parlare e poi eventualmente vi rimostro la mano una volta che è asciutto il prodotto. E vi dicevo, purtroppo se voi andate a metterlo nel palmo della mano e poi lo andate a distribuire con le mani, l'applicazione non è un disastro, ma andate a sprecare tantissimo prodotto. E allora io che cosa mi sono inventata e con me questo metodo funziona e ve lo consiglio. Il contenitore viene con questo tappino trasparente, voi andate a erogare la quantità di spuma che più vi interessa nel tappino e poi prendete un pennello tipo questo cicciottino
Questo è il mio fidatissimo 45 di Sephora, col quale applico fondotinta sia minerale che liquido e a sto punto anche in spuma, perché anche con questo funziona bene. E vado a compattare un pochino le setole di modo che entrino bene nel cappuccetto e vado a prendere il prodotto col pennellino. Ora vi faccio vedere, lo vado a mettere, lo vado a stendere su metà del viso così riuscite a vedere anche la coprenza della mousse, anzi della spuma. Ecco. E vado a stenderlo con il pennello e vado a lavorarlo molto molto bene. Perché ecco, anche con le dita l'applicazione non è delle migliori, perché sì, riuscite a distribuirlo bene, ma con il pennello, soprattutto questo tipo di pennello che è abbastanza denso, via, non è di quei pennelli che hanno poche setole. Questo è bello denso e vi garantisce un'applicazione omogenea del prodotto. Eccomi qua, io sono con metà viso di un modo e metà viso di un altro, lo riuscite a vedere più sulla fronte che sul resto del viso. Perciò, come potete vedere, la coprenza è media. Il colore ci siamo perché comunque ha un sottotono giallo. Ecco qua. Adesso non so, mi avvicino un pochino di più. E questo è, il risultato del fondotinta. Perciò vi consiglio, non appena avete finito l'applicazione, di rilavare il tappino e di riandarlo a mettere, così non avete prodotto sulle mani. Intanto vi faccio vedere qua come è diventato, è praticamente asciutto, è asciuttissimo e vedete, ecco se riesco a inquadrare bene, qui c'è la riga che determina un pochino l'applicazione del fondotinta che ha coperto perfettamente rispetto all'altra parte della mano che conserva ancora un po' di rossori e un pochino di venature. Perciò, se poi voi volete una copertura, ecco, ho la faccia metà di un colore e metà di un altro, bellissima sta cosa. Se voi poi, la cosa bella del prodotto del fondotinta è che se poi volete una coprenza maggiore potete andare ad applicare un secondo strato. Ora, l'unica cosa, se lo lasciate con uno strato il prodotto non si sente tantissimo sul viso, anche se vi lascia comunque la pelle idratata, non è un prodotto che vi va a seccare la pelle. Perciò con uno strato di cipria o trasparente o colorata avete insomma una copertura, un fondotinta che non vi risulta pesante, insomma. Se invece andate a dare un altro strato di fondotinta, lo cominciate a sentire, perciò l'applicazione ottimale la dà con una passata sola, però c'è questa possibilità di poter aumentare la copertura stessa, via. E, le impressioni finali su questo prodotto per me sono ultra positive perché come vedete la differenza fra metà viso si vede, perciò comunque colora, insomma non è un prodotto che non vi rilascia colorazioni oppure che vi faccia dire dopo averlo messo che non ci sia nulla sul vostro viso. No, la copertura c'è, il finish è abbastanza leggero, non è leggerissimo, ecco, però mi è piaciuto perché proprio per la primavera, secondo me, va bene e dovrebbe fare su per giù lo stesso effetto del fondotinta di Shiseido, quello che bramavo io. Ora adesso non so se mi farò dare magari un tester o un campione, andrò comunque a provarlo per vedere se su per giù siamo con la stessa tipologia di prodotto, insomma, un fondotinta che comunque è leggero. E io ripeto, ecco, mano a mano si sta ossidando, come vedete non prende colori particolari e
Niente, io ecco, volevo testimoniarvi la mia esperienza positiva comunque con questo fondotinta e però consigliarvi il metodo di applicazione perché se avete, ecco, adesso vi faccio vedere la spuma, vedete come ossida, cioè colora pure parecchio, vedete? Guardate la copertura quanto è buona, è veramente buona e comunque è chiaro, il fondotinta è chiaro. Ci sono insomma delle, se state cercando comunque un fondotinta che comunque parta da una colorazione chiara, con questo insomma la trovate. È buona, diciamo che è una via di mezzo fra il fondotinta e la crema colorata, però ripeto, io la mia impressione su questo prodotto è positiva. Se dovessi consigliarlo a qualcuna che ci sta facendo un pensierino sopra, direi perché no. Io l'ho pagato da acqua e sapone, mi sembra sui 12 euro, perciò sicuramente un costo inferiore al fondotinta DC6 dove avevo intenzione di prendere. Però non, chissà se eventualmente prenderò anche quello in previsione della primavera. Io, cioè, questo comunque quello che cercavo. Le prestazioni che cercavo da un fondotinta, ovvero la leggerezza, e con questo ce l'ho. Perciò, secondo me è promosso, è un buon prodotto e nulla, non ve lo riattappo perché devo andare a lavare il tappino. Perciò, ripeto, ecco qui, questo è il fondotinta, di Maybelline e si chiama Dream Nude Mousse. E la colorazione che vi ho fatto vedere è la 005 Light Beige, che credo che sia la più chiara. E io vi saluto con la mia, col mio faccino, metà di un colore e metà di un altro. Spero che la review vi torni utile qualora stesse pensando ad acquistarlo. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!